Rieccoci qua, nuovamente a parlare un po' del caso di Bana ancora una volta. Perché il caso di Bana? Ora c'è la corsa a comunicare chi sarà il sostituto di Dybala, chi metterà la maglia numero 10. Vi garantisco che il sostituto di Dybala non c'è, non sarà comprato dalla Juve. Dice per quale motivo? Per il motivo chiaro ed inequivocabile che arriva bene la Juventus sono stati di una chiarezza esagerata, perché hanno detto e stradetto e ridetto che l'operazione Vlahovic era prevista per luglio e che naturalmente hanno anticipato per il semplice fatto che c'era un po' di concorrenza in più. E poi perché, diciamo, la ricapitalizzazione della Juventus lo ha consentito. Per cui, e diciamo subito, che questo tipo di sostituzione non ci sarà. Parlano di Zaniolo, parlano di un altro, poi un altro. Sì, ma Zaniolo, ammesso che la Juventus lo prenda, che è un bel gran calciatore, non è quello che deve sostituire Dybala. Dybala è ormai uscito fuori dal mondo Juventus ancora prima venisse acquistato Vlahovic, perché era Vlahovic, diciamo, il giocatore, ma non che sostituiva Dybala, intorno al quale la Juventus avrebbe puntato. Quindi quando dicono che la Juve deve comprare il sostituto di Dybala, dicono male, sono fuori strada, perché la Juventus, grazie ad Arrivabene, ha chiarito in maniera equivocabile che Dybala era già previsto andasse via e arrivava appunto Vlahovic a giugno-luglio. È arrivato a gennaio, hanno anticipato di 5-6 mesi. Tutto qua, ma è di una semplicità enorme. Poi io sto scrivendo da anni che se ne va Dybala. Se voi andate a vedere tutto io.net i miei video, o nelle trasmissioni alle quali mi hanno invitato, ho sempre detto: guardate, la Juventus non rinnova Dybala, ma anche Dybala non vuole restare alla Juve, perché Dybala, come sapete, ha un suo procuratore che non è Antun come molti credono, ma è Marotta che lo gestisce. Guardate quello che ha combinato Dybala, già scaricato dalla Juventus. Io l'ho riportato sempre, ogni volta, su tutto Juve.net, su calciogol.it, è stato gravissimo. A parte che lui ha rifiutato quella volta il Manchester United e doveva arrivare Lukaku alla Juve, a parte questo, c'è da dire che la sua azione è stata manovrata da Marotta. Ma voi pensate che un giocatore come si è comportato Dybala può stare nella Juve? Cioè, chi conosce la Juventus, no? Può sopportare i comportamenti di Dybala? Ha litigato con tutti gli allenatori, ha litigato con compagni, ha fatto venire le guerre negli spogliatoi. Poi voi volete vedere, appena va ad un'altra squadra, io credo l'Inter, appena va all'Inter, diciamo così, non si infortuna più. Ve lo metto per iscritto, perché questi infortuni sono voluti, o quantomeno voluti, ma anche, diciamo, c'è l'infortunio, allunga i tempi. Ormai è palese. Ma poi il fatto che prima chiede 20 milioni, poi 15, poi scende a 10. Cioè era un pretesto per non rimanere. Quindi è un pretesto per far arrivare la Juventus al punto dove è arrivata e per scaricare la colpa sulla Juventus. Per cui Dybala è ormai acqua passata nella Juventus, normale giocatore, fortissimo davanti nell'area di rigore, fuori aria, un bidone che chiaramente non può e non deve essere accostato ai grandi campioni, per carità. Chiudiamo dunque il discorso di Dybala ricordando che la Juventus non
sostituirà Dybala, perché lo ha già preso il giocatore al posto di Dybala. Devo dire francamente che spero che mandi via Morata e ne prenda uno più forte. A me piace molto anche Kin, sfruttato male. Apro anche una parentesi, un inciso. Questi calciatori, nelle mani di un altro allenatore, il Tudor di turno, avrebbero vinto lo scudetto. Pure senza Ronaldo e Vlahovic. Perché la Juventus, come calciatori, è la squadra più forte che c'è. Come si può notare, ma nessuno lo fa notare, Allegri sta svalutando tutti. La Juventus sta pagando un prezzo altissimo per la presenza di Allegri, che sta svalutando tutti i calciatori. Lui è un distruttore di calciatori. Non è come per esempio Conte o Sarri, che invece dove vanno vanno valutano i calciatori. Lui li distrugge i calciatori. La Juventus è costretta a mandare giocatori a parametro zero perché vengono sistematicamente distrutti da signor Allegri. Signore, ma quasi signore. Alla prossima, e speriamo che questo Allegri se lo mandino via presto, prestissimo.